Una fiaccolata in ricordo di Yolanda, piccola di 8 mesi, morta nella notte fra il 21 e il 22 giugno a Sant'Egidio del Monte Albino, si è tenuta a Pagani nella serata di ieri. Un'occasione per lanciare un messaggio contro tutti i tipi di violenza e per fare in modo che fatti simili non accadano più. Una marcia importante, sentita, per quanto si può vedere che c'è tanta partecipazione, tante donne, tanti bambini, e quindi sono contento di stare qui anche io questa sera e di partecipare, così come diceva prima il collega Carpentieri, a una marcia contro ogni tipo di violenza. La violenza, gli abusi, le prevaricazioni sono sempre qualcosa di negativo e le istituzioni devono fare il proprio ruolo affinché tutto ciò non avvenga. Tante donne, ma soprattutto tante mamme sono qui questa sera a dire no ad ogni forma di violenza, ma soprattutto per cercare di migliorare, di stare sempre più vicino alle persone che soffrono, soprattutto a quelle indifese, soprattutto i bambini e gli anziani. Con tutto il cuore veramente siamo partecipi di questa fiaccolata per dare un conforto alle famiglie e soprattutto a fianco dei bambini e degli esseri più deboli che non si toccano e bisogna farli vivere. Le donne hanno sempre una sensibilità spiccata, poi quando si parla di bambini penso che le donne siano ancora più sensibili all'argomento e stasera si parla di bambini e soprattutto si invita le persone a non guardare dall'altra parte, a non girarsi dall'altra parte, soprattutto quando i bambini sono vittime di violenze di ogni genere. Mi fa piacere che ci sia tutta questa gente, tutta questa partecipazione e proprio quale avvocato dico che io non amo nessun tipo di violenza, la violenza verbale, la violenza fisica e in questo caso la tortura. Dobbiamo ringraziare anche il gruppo delle mamme, noi abbiamo semplicemente fatto da supporto, le vere organizzatrici sono loro. Ci hanno chiesto una collaborazione alla quale non si poteva sicuramente dire di no per queste cose. Quindi una marcia in silenzio, in ricordo della piccolina e sperando che questo dia un segnale forte per tutti i tipi di violenze che possono purtroppo affliggere qualsiasi paese. Speranze di amore e di tutela dei bambini. Soprattutto. Meno male che Pagani come al solito risponde a queste manifestazioni che. È stata molto molto significativa. Sì, meno male che, come ho detto prima, Pagani ha risposto a questa manifestazione.